Cominciamo lavorando 3 catenelle. Una, due, tre, più un'ulteriore catenella per voltare il lavoro. Saltiamo la prima catenella e sulla seconda lavoriamo una maglia bassa. Lavoriamo una maglia bassa anche nella catenella successiva. Ci rimane una catenella su cui lavorare e in questa realizziamo 3 maglie basse. Come vedete, pian piano stiamo voltando il lavoro, continuiamo e lavoriamo una maglia bassa nella catenella successiva. Ci siamo arrivati alla fine del giro, ci ritroviamo la prima catenella su cui abbiamo lavorato e andiamo a realizzare 2 maglie basse. Abbiamo un totale nel giro di 8 maglie basse. A questo punto, con un filo di diverso colore, segniamo l'inizio del giro e continuiamo lavorando 8 maglie basse per i prossimi 4 giri. A questo punto, continuiamo la lavorazione in righe di andata e ritorno, quindi voltiamo il lavoro. Realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa più altre 3 maglie basse. Una, due, e tre. Le 4 maglie basse sul davanti le lasciamo in stand-by. Quindi adesso ruotiamo di nuovo il lavoro per tornare indietro, saltiamo la prima maglia bassa e nella seconda realizziamo una maglia bassa. Una maglia bassa nella successiva. A questo punto abbiamo 2 righe, la prima con 4 maglie basse e la seconda con 2 maglie basse. Continuiamo lavorando nel lato, quindi realizziamo una maglia bassa al lato delle 4 maglie basse della prima riga. Continuiamo lavorando 4 maglie basse nella riga che abbiamo lasciato in stand-by. Quindi una. Due, tre, e quattro. Realizziamo una maglia bassa nel lato, quindi nella riga di 4 maglie basse. E abbiamo finito il giro. Abbiamo un totale di 8 maglie basse. Cominciamo il giro segnando con un filo di diverso colore. Una diminuzione, e continuiamo con 6 maglie basse. Una, due, tre. Quattro, cinque,
E 6. Abbiamo un totale di punti nel giro di 7 maglie basse. Ripetiamo 7 maglie basse per i prossimi 9 giri. Ecco come si presenta il lavoro dopo aver ripetuto i 9 giri di 7 maglie basse. A questo punto cominciamo ad imbottire la gamba. Io il piedino invece lo lascio senza imbottitura, ma valutate voi a seconda dell'effetto che volete ottenere se volete imbottire anche il Continuiamo piedino. con 2 maglie basse. Una. Due. Un aumento. Due maglie basse. Un aumento. Una maglia bassa. Abbiamo un totale nel giro di 9 maglie basse. Giro successivo, ripetiamo 9 maglie basse. Ripetute le 9 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse. Un aumento. Tre maglie basse. Un aumento. E due maglie basse. Per un totale nel giro di 11 maglie basse. Ripetiamo 11 maglie basse per i prossimi 13 giri. Realizzati i 13 giri di 11 maglie basse, a questo punto appianiamo il nostro lavoro con una maglia bassissima. E adesso possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Abbiamo realizzato anche la seconda gamba e a questo punto dobbiamo unire la prima gamba alla seconda. Abbiamo 11 punti in una gamba e 11 punti nell'altra. Mettiamo la seconda gamba dritta. Pieghiamo. E contiamo 5 punti dietro e 5 punti davanti, totale 10. Il punto del centro qua lo andiamo a segnare con una spilla da balia. Facciamo lo stesso procedimento con la prima gamba, utilizzando la spilla da balia e unendole insieme, quindi pieghiamo 5 punti dietro, 5 punti davanti e il punto del centro lo segniamo. Lavoriamo le maglie basse che separano l'inizio del giro dalla spilla da balia. Io in questo caso ne ho due, quindi lavoro due maglie basse, una, due, una catenella, mi sposto nell'altra gamba e nel punto successivo a quello segnato lavoro una maglia bassa. Continua a lavorare una maglia bassa su ogni punto sottostante sino ad arrivare alla fine del giro. Ecco
Eccoci qua, abbiamo lavorato 10 maglie basse, siamo arrivati al punto segnato con la spilla da balia, catenella, ci spostiamo di nuovo nell'altra gamba e lavoriamo una maglia bassa nel punto successivo a quello segnato. Continuiamo a lavorare una maglia bassa su ogni punto sottostante fino alla fine del giro. Eccoci qua alla fine del giro, abbiamo un totale complessivo di 20 maglie basse e 2 catenelle. Continuiamo la lavorazione segnando l'inizio del giro. 2 maglie basse, una, 2, una maglia bassa nella catenella, continuiamo a lavorare con una maglia bassa su ogni punto sottostante fino a raggiungere la seconda catenella. Una maglia bassa anche nella catenella e continuiamo una maglia bassa su ogni punto sottostante fino alla fine del giro. Terminato questo giro, abbiamo un totale di 22 maglie basse. A questo punto possiamo togliere la spilla da balia e con ago e filo cucire le maglie basse che non abbiamo lavorato. Dopo aver cucito il tutto, continuiamo a lavorare. Continuiamo a lavorare ripetendo 22 maglie basse per i prossimi 4 giri. Dopo aver realizzato le 4 righe di 22 maglie basse, continuiamo a lavorare realizzando una maglia bassa su ogni punto sottostante sino ad arrivare nel fianco destro della nostra bambola. Arrivati nel fianco destro della bambola, realizziamo una diminuzione. Continuiamo a lavorare con una maglia bassa su ogni punto sottostante sino ad arrivare nel fianco sinistro. Arrivati nel fianco sinistro, realizziamo una diminuzione. In questo giro abbiamo realizzato una diminuzione nel fianco destro e una diminuzione nel fianco sinistro. Abbiamo ottenuto così 20 maglie basse. Nel giro che realizzeremo adesso ripetiamo lo stesso procedimento, quindi una diminuzione nel fianco destro, una diminuzione nel fianco sinistro per un totale di 18 maglie basse. Perfetto, abbiamo realizzato anche il secondo giro con le diminuzioni, abbiamo un totale di 18 maglie basse e ripetiamo 18 maglie basse per i prossimi 9 giri. Dopo aver realizzato i 9 giri di 18 maglie basse, continuiamo. A questo punto dobbiamo fare, due aumenti nel giro. Facciamo lo stesso procedimento delle diminuzioni, raggiungiamo il fianco destro della nostra bambola e facciamo un aumento.
Eccoci arrivati, aumento. E continuiamo a lavorare. Una maglia bassa su ogni punto sottostante, sino ad arrivare nel fianco sinistro e fare un aumento. Totale di punti nel giro 20. Adesso ricominciamo e ripetiamo la stessa operazione. Realizziamo un aumento nel fianco destro e un aumento nel fianco sinistro. Quindi realizziamo una serie di maglie basse fino a raggiungere il fianco destro e facciamo il nostro aumento. Siamo arrivati sul fianco destro, facciamo l'aumento. E adesso continuiamo a lavorare fino a raggiungere il fianco sinistro e fare l'aumento. Totale di punti nel giro 22. E adesso ripetiamo 22 maglie basse per i prossimi due giri. Dopo aver realizzato anche i due giri con 22 maglie basse, il nostro lavoro si presenta in questo modo. Adesso dobbiamo realizzare degli archetti in corrispondenza degli aumenti nel lato destro e nel lato sinistro. In questi archetti successivamente ci andremo ad agganciare per realizzare le braccia. Allora, dovete vedere dove comincia il vostro giro. Per me comincia proprio sul lato sinistro. La mia mano è destra, ma il lato della bambola è sinistro. Quindi realizzo un archetto di 8 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Salto 2 maglie basse, 1 e 2 e nella successiva realizzo una maglia bassa. In questo modo. Continuo a lavorare una maglia bassa su ogni punto sottostante sino a raggiungere il lato destro. Raggiunto il lato destro, 8 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Saltiamo 2 maglie basse, 1 e 2, e sulla terza realizziamo una maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa su ogni punto sottostante fino alla fine del giro. Perfetto, abbiamo terminato il giro e abbiamo un totale di 18 maglie basse e 16 catenelle, quindi 8 da una parte, 8 dall'altra, 16 catenelle. Ricominciamo il giro e continuiamo con una maglia bassa su ogni catenella e su ogni maglia bassa sottostante, per un totale di 34 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 34 maglie basse, a questo punto nel giro successivo dobbiamo realizzare 4 diminuzioni, una per lato nei nostri archetti, quindi io comincio il giro direttamente con una diminuzione. Realizzo le maglie basse che ci sono nell'archetto.
Faccio una diminuzione nell'altro lato dell'arco. In questo modo continuo a lavorare una maglia bassa su ogni punto sottostante sino a raggiungere l'arco del lato destro. Diminuzione. Continuo a lavorare una maglia bassa su ogni punto. E a questo punto faccio un'altra diminuzione. Continuo a lavorare fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, abbiamo un totale di 30 maglie basse. Ricominciamo il giro e in questo dobbiamo realizzare 4 diminuzioni nell'arco sinistro e 4 diminuzioni nell'arco destro. Io comincio il giro direttamente con le diminuzioni. Quindi una, due, tre. Lavoro una maglia bassa su ogni punto sottostante sino a raggiungere l'arco nel lato destro. Quindi 4 diminuzioni. Una. Due, tre, quattro. Continuo a lavorare una maglia bassa su ogni punto sottostante fino alla fine del giro, per un totale di 22 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 22 maglie basse, cominciamo il giro successivo, dove dovremo realizzare 2 diminuzioni nell'arco sinistro e 2 diminuzioni nell'arco destro. Io comincio il giro direttamente con le diminuzioni. Una. E due. Raggiungo l'arco destro con una serie di maglie basse. Arrivata nell'arco destro, realizzo 2 diminuzioni. Una. E due. E continuo a lavorare con una maglia bassa su ogni punto sottostante fino alla fine del giro, per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse, nel giro successivo realizziamo una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione fino alla fine del giro, per un totale di 12 maglie basse. Terminato il giro con 12 maglie basse, ricominciamo il giro con
Una maglia bassa, una diminuzione, tre maglie basse. Una diminuzione, quattro maglie basse. Totale di punti nel giro 10 e ripetiamo 10 maglie basse per i prossimi 3 giri. Questo è il risultato. Adesso con una spilla da balia fermiamo il punto sul collo in modo tale che non si disfi il lavoro. Lasciamo in stand-by la parte della testa e adesso realizziamo le braccia. Realizziamo un'asolina per poterci agganciare al lavoro. Questa è la parte davanti della bambola, come vedete la parte davanti. Abbiamo 8 catenelle nella parte superiore e 2 catenelle nella parte inferiore. Noi ci andiamo ad agganciare nella prima catenella. Maglia bassissima. Realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa. Più altre 7 maglie basse. Realizzate le 8 maglie basse sulle catenelle, siamo arrivati nella parte inferiore con le 2 maglie basse. A questo punto queste 2 maglie basse le facciamo diventare una maglia bassa con una diminuzione. Realizzata anche la diminuzione, abbiamo un totale di punti nel giro di 9 maglie basse. Posizioniamo un filo di diverso colore per segnare l'inizio del giro e adesso cominciamo il giro successivo con 7 maglie basse e una diminuzione. Terminato anche questo giro con 7 maglie basse e una diminuzione, abbiamo un totale di 8 maglie basse nel giro. Ripetiamo 8 maglie basse per i prossimi 13 giri. Abbiamo realizzato i 13 giri con 8 maglie basse. A questo punto dividiamo i punti, quindi schiacciamo qua 4 punti nella parte superiore, 4 punti nella parte inferiore. Ruotiamo il nostro lavoro, quindi facciamo una riga di 4 maglie basse, catenella che sostituisce la prima maglia bassa, 2 maglie basse. 3 maglie basse e 4 maglie basse. Ruotiamo il lavoro, catenella che sostituisce la prima maglia bassa, 2 maglie basse e 3 maglie basse. Ruotiamo il lavoro, catenella che sostituisce la prima maglia bassa e 2 maglie basse. Ruotiamo di nuovo il lavoro, catenella che sostituisce la prima maglia bassa e realizziamo a fianco una maglia bassissima. Realizziamo una serie di maglie bassissime per arrivare al fianco della prima riga di 4 maglie basse per realizzare il pollice. Una, due, 3 catenelle per il pollice, saltiamo la prima catenella e lavoriamo una maglia bassa sulla seconda. Lavoriamo una maglia bassa in quella successiva e poi una maglia bassissima.
A questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Il lavoro si presenta in questo modo: palmo della mano, pollice e il foro. Il foro noi lo andiamo a chiudere con ago e filo. Pieghiamo leggermente il palmo della mano è il risultato finale. E adesso passiamo a realizzare il secondo braccio. Per il secondo braccio teniamo la bambola con la parte dietro rivolta verso di noi. Ci agganciamo di nuovo nella prima catenella e continuiamo con il procedimento che abbiamo già visto. Questo è il risultato finale con entrambe le braccia e adesso possiamo passare a realizzare la testa. Riprendiamo il lavoro da dove lo abbiamo lasciato, quindi la parte del collo, togliamo la spilla da balia e inseriamo l'uncinetto. Nel giro che abbiamo lasciato abbiamo 10 maglie basse e adesso cominciamo il giro successivo segnando l'inizio con un filo di diverso colore. Nel giro che stiamo per effettuare dobbiamo eseguire un aumento nella parte destra e un aumento nella parte sinistra. L'aumento della parte destra sarà in linea con il braccio destro. L'aumento nella parte sinistra sarà in linea con il braccio sinistro, per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, ricominciamo con una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, fino alla fine del giro, per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Terminato il giro con 24 maglie basse, continuiamo con 3 maglie basse, un aumento, 3 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse. Terminato il giro con 30 maglie basse, ripetiamo 30 maglie basse per i prossimi 8 giri. Terminati gli 8 giri di 30 maglie basse, adesso cominciamo le diminuzioni. Quindi realizziamo 3 maglie basse e una diminuzione, 3 maglie basse e una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Terminato il giro con 24 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse, una diminuzione, 2 maglie basse, una diminuzione, per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse, imbottiamo la testa e poi continuiamo a lavorare con una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione, per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro da 12 maglie basse, a questo punto realizziamo 6 diminuzioni per un totale di 6 maglie basse nel giro. Terminato il giro con le 6 diminuzioni, a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Con ago e filo andiamo a chiudere il piccolo foro che ci è rimasto.